trovate l'appuntamento con 12 porte, le notizie dalla diocesi di Bologna. C'è attesa per la visita del Papa che avrà luogo domenica 1 ottobre, mentre sono in corso i preparativi logistici per l'intenso programma in agenda. Per organizzare i diversi momenti si stanno cercando volontari disposti a collaborare per il buon svolgimento della giornata. Come molti di voi già sapranno, il 1 ottobre ci viene a fare visita il Santo Padre. Per l'organizzazione di questa giornata abbiamo bisogno di aiuto, ci serviranno diversi volontari, pensiamo ad alcune centinaia di volontari, e il loro ruolo sarà principalmente quello di accogliere le persone che partecipano ai vari incontri, accompagnarle, fare un po' da supporto al lavoro delle forze dell'ordine. Quindi, siccome il Santo Padre visita 5 luoghi a 5 incontri, naturalmente sono necessarie molte persone. E sarà un'opportunità interessante di incontro, di scambio e soprattutto di rendere un servizio a questa visita. Il sito lo potete trovare all'indirizzo 1 ottobre 2017, dove ci sono le informazioni relative all'incontro, che viene costantemente aggiornato man mano che l'organizzazione procede con l'informazione. Sul sito trovate anche il modulo che potete scaricare e compilare. Vi chiediamo l'intera giornata del 1 ottobre, anche se quelli che parteciperanno agli incontri il mattino probabilmente si potranno liberare prima. In settembre faremo un incontro per prepararci al meglio, in modo da dividerci bene gli incarichi e da organizzarci. I servizi che probabilmente potranno essere necessari sono relativamente alle grandi disposizioni della folla, della gente, quindi orientare le persone che arrivano, che devono sapere dove indirizzarsi, da dove si entra, da dove si esce, e poi probabilmente fare anche un supporto di accompagnamento nei vari settori dove ci si deve collocare, perché saranno incontri a cui si partecipa con una sorta di biglietti, di iscrizioni, e quindi bisogna orientarsi su dove dirigersi. È possibile che siano necessari alcuni servizi di allestimento, in questo caso saranno richiesti per il giorno prima, per il sabato. Vi aspettiamo numerosissimi. Ha ricevuto l'ordinazione episcopale sabato scorso nella cattedrale di Brescia Monsignor Ovidio Vezzoli, vescovo eletto di Fidenza. Monsignor Vezzoli subentra dunque a Monsignor Carlo Mazza, che ha presentato al Papa la rinuncia al raggiungimento dei 75 anni di età. Il nuovo presule, 61 anni, è originario appunto di Brescia, ha una specializzazione in liturgia presso l'Istituto Santa Giustina di Padova e ha insegnato questa disciplina presso il Seminario e l'Istituto di Scienze Religiose. Alla celebrazione, presieduta da Monsignor Luciano Monari, era presente anche l'Arcivescovo Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna. E adesso cambiamo argomento. In occasione di un breve passaggio in città, il presidente della Conferenza Episcopale del Gabon ha celebrato martedì una messa con la comunità africana francofona della nostra diocesi, che ha sede presso la parrocchia di Sant'Antonio di Savena. Per noi è anche una gioia di dover venire confermare nella fede questa comunità che è custodita dal confratello Matteo Zuppi e di tutta quanta la comunità cristiana che sta qui. Ed è anche un momento per riscaldare, per così dire, la nostra amicizia ecclesiale, per manifestare la nostra, direi, unità in chiesa, con la chiesa, per la chiesa che è il corpo di Cristo. Il messaggio è proprio quello di pregare anche molto per questi fratelli sofferenti che approdano alle coste vostre. Qualcuno ci faceva notare che nessuno scampa da un piccolo incendio per cadere in un vulcano. Quindi se la gente scappa da quelle parti è perché le situazioni in quelle parti sembrano e diventano sempre di più disastrose. E quindi io direi anche bisogna badare ai rapporti che il nord stabilisce con il sud. Più questo rapporto sarà equo, più questo rapporto sarà fraterno, ci saranno anche meno movimenti di migratori, direi. Quindi è anche un'attenzione perché il modo di procedere europeo possa essere anche in qualche modo imitato dal sud, appoggiato e anche dall'Europa. Come si sa,
Al sud ci sono anche le materie prime, al nord ci sono quelli che hanno i mezzi tecnici per andare a prendere questi materiali o per prendere questi mezzi, e bisognerebbe anche nella presa di questi mezzi che i rapporti siano giusti e equi, e così non ci saranno molte migrazioni. E naturalmente quando le guerre sono causate, questo è un disastro che non ha neanche nome, e come si sa dove si fabbricano anche questi mezzi che fanno guerra, allora bisognerebbe forse orientare queste firme per fabbricare, come direbbe Isaia, cioè mezzi per sfruttare meglio la terra, non per uccidere gli uomini. I cristiani, tanto europei quanto africani, possano davvero vivere la fede, e ristabilendo questi rapporti fraterni, allora il mondo cambierebbe, partendo dal cambiamento naturalmente delle nostre piccole vite, nonostante direi i problemi che abbiamo. Rimaniamo nel continente africano, ma ci spostiamo in Tanzania per scoprire insieme alcune opere realizzate in questi decenni dal CEFA. Testimone oculare di una cosa che sta succedendo qui a Iringa, in Tanzania. È un'operazione apparentemente normale, ma in realtà è straordinaria, perché ha mille significati. Good morning. Stanno scaricando della merce, ma questa merce non è una merce normale, questa merce sono dei latticini, latte, formaggi, yogurt. John Camonga, lui lavora col CEFA da 20 anni. Allora, cosa stanno facendo loro? Stanno scaricando dello yogurt, il formaggio, sì. Tutti questi prodotti qua che stanno venendo dalla latteria di Njombe. Latteria di Njombe, è distante da qua? È 400 km da qui, 400 verso km. Il sud, sì. Quindi stanno portando alla città di Iringa dai signori che hanno un negozio di smercio. La latteria di Njombe, sì, sta raccogliendo il latte dagli allevatori del distretto di Njombe, sì, per processare, stabilizzarli, prodotti di qualità. Cioè lavorare il latte degli allevatori. No, perché sembra una cosa normale, ma invece no, perché allora fino a qualche anno fa, diciamo fino a 15 anni fa, no? Il progetto di cui stiamo parlando hanno cominciato a studiarlo dal 1997. Cosa succedeva? Che praticamente da queste parti qua bevevano il latte in polvere portato qua dalle multinazionali. Dalla Nestlé, sì. Dalla Nestlé con l'acqua. Sì. Più o meno facevano questo per bambini. Allevavano delle vacche, ma così, un po' per carne, un minimo per latte, ma un autoconsumo proprio super casalingo, quindi l'allevamento in qualche modo non era sviluppato. Soprattutto, guarda cosa stanno scaricando qua, interessante, soprattutto il latte e i latticini non venivano consumati se non appunto il latte in polvere. Cos'è questa, John? Questo è un formaggio, si chiama mozzarella. Mozzarella, conosco mozzarella. Fatto allo standard italiano, sì, proprio, perché sì, abbiamo avuto la collaborazione del CEFA come ONG, che ha messo insieme... Fate addirittura la mozzarella. La mozzarella, quindi un prodotto di altissima qualità. E là invece c'è... Quello lì cos'è? Yogurt? Quello lì è il yogurt. Questo qua è yogurt, il latte molto apprezzato dalle popolazioni di montagna, Iringa, Njombe, Mbeya, fatto dalla stessa latteria di Njombe, dalle vacche degli stessi allevatori che sono adesso in un'associazione, gestiscono questa latteria. Allora, aspetta, finiamo di vedere dove va a finire questo prodotto, perché sembra una cosa normale. In realtà è una sorta di piccolo miracolo produttivo, nel senso che si è in qualche modo chiusa una filiera. Andiamo dentro. Qui siamo davanti a un supermercato, nel mercato di Iringa, ed è... Prego, prego, prego. Ma sembra un supermercato così, ma invece è un supermercato di lusso. Guarda, c'è
frigorifero enorme. Come si dice buongiorno? Buongiorno, habari zakasi. Vabbè, insomma, l'ha detto lui. Excuse me, non so, magari parla inglese, ma what about cheese? Cioè, loro qua non lo mangiavano mica il formaggio. Il formaggio è stata un'idea produttiva diversa. Ma vi piace il formaggio? Lo mangia la signora? Come si dice, sì, sincera? La gente piace perché adesso hanno imparato e stanno imparando. Ho capito. E quindi comprano e provano e cominciano come si. Provano, ma gli piace o no? Penda quel query, come quella vinghina e cheese. Ma io ne vai. Ha detto non ho capito. Ha detto hai visto? Nel senso che metà 50-50. È ambiguo, potrebbe dire che buono oppure No, perché effettivamente non è nelle loro abitudini. Questo è un tema importante però, perché uno dice vabbè, il chef è arrivato lì, gli fa fare un prodotto che a loro non piace, non c'è mica colpa. No, il senso è questo. Qui c'è il turismo in Tanzania. Questo, il fatto di fare formaggi di vario tipo, ha avuto un successo pazzesco. Cioè loro forniscono praticamente i ristoranti, gli alberghi per noi turisti che veniamo. È una qui, guarda caso, Iringa è una cittadina turistica, perché abbiamo un parco qui vicino. Certo, e qui il valore aggiunto in termini di alimentazione del formaggio, in termini di economia, paga gli allevatori e quindi gli allevatori hanno un guadagno di più rispetto a vendere latte fresco. Certo, e quindi la filiera si chiude e noi possiamo chiudere dicendo che è vero, il CEFA c'è e fa, ha fatto una cosa in 20 anni veramente molto complessa dagli effetti che si vedono. Frigo è lì, guarda mo. Dura fino al 31 luglio il centro estivo promosso dalle ACLI di Bologna presso il parco del velodromo, rivolto ai ragazzi dai 6 ai 13 anni. Quest'anno per la terza volta le ACLI provinciali di Bologna hanno deciso di organizzare un centro estivo. È la terza edizione e devo dire che rispetto agli altri anni il numero dei partecipanti si è triplicato, più di 40 partecipanti. Ragazzi di nazionalità italiana ma anche tanti stranieri. Un campo, un centro estivo che mette al centro oggi il tema dell'amicizia, dello stare insieme, di scambiarsi idee comuni tra bambini d'età che vanno dai 5 ai 12 anni. Quest'anno per la prima volta abbiamo deciso anche di allargare anche la partecipazione anche ai bambini, ai figli di tante famiglie oggi che sono svantaggiate qui sulla città di Bologna, quindi attraverso i servizi sociali del quartiere Porto Saragozza abbiamo esteso anche la partecipazione. 15 ragazzi che stanno partecipando per tutto il periodo del centro estivo che terminerà nei primi di settembre, di partecipare anche alle nostre attività. Questo è un modo, in qualche modo, per venire incontro anche alle esigenze oggi dei tanti cittadini, soprattutto nell'ottica di quello che vuole essere oggi la politica di conciliazione lavoro-famiglia. Attraverso il centro estivo vogliamo in qualche modo dare una possibilità anche ai genitori, soprattutto alla chiusura delle scuole, di avere anche i ragazzi, i figli che possono essere seguiti attraverso il centro estivo. Quindi questo, l'esigenza delle ACLI provinciali è stata proprio quella, quindi di dare un supporto alle famiglie. È davvero importante, perché questo veramente riesce poi a creare quella rete solida oggi tra la famiglia e anche i singoli cittadini. Su questo le ACLI, attraverso il loro operato come di corpo intermedio che oggi si interfacciano tra i singoli cittadini e l'istituzione, hanno deciso di far partire questo con la collaborazione naturalmente del quartiere Porto Saragozza, ma anche grazie anche al sostegno di vivere la città, del parco del velodromo, che ci hanno permesso di poter fare le attività. È stato siglato un accordo tra la Cattedrale Metropolitana di San Pietro e Polo Michelangelo Design per un progetto di studio e realizzazione che mira a una migliore fruizione della cattedrale stessa da parte dei fedeli e dei visitatori.
È stato siglato nelle scorse settimane un protocollo d'intesa fra Polo Michelangelo Group e Cattedrale Metropolitana di Bologna per un progetto di studio e realizzazione che mira a una migliore fruizione della cattedrale stessa da parte dei fedeli e dei visitatori. Il numero di turisti in costante aumento, il considerevole flusso di fedeli nella chiesa madre della diocesi e la ricchezza d'arte, di storia e di fede di quest'ultima impongono una costante verifica delle proposte di accoglienza e dei percorsi liturgici e culturali. L'accordo siglato, che vedrà la sua piena realizzazione a partire dall'autunno 2017, si è concretizzato grazie alla reciproca consapevolezza che le opere d'arte e l'architettura stessa della cattedrale hanno come punto di partenza e di lettura l'esperienza di fede della comunità cristiana. In concreto verranno pensati spazi di accoglienza, itinerari di visita e saranno valorizzati alcuni luoghi per una maggiore fruibilità dell'edificio sacro. Oltre alla chiesa, in una fase successiva verranno coinvolti anche gli spazi del campanile, della cripta e del tesoro della cattedrale. Nei mesi autunnali verrà discussa la prima tesi di laurea dell'Istituto Universitario Polo Michelangelo all'interno della cripta della Cattedrale Metropolitana di San Pietro, che con questo evento riunirà dopo secoli l'arte sacra con la cultura universitaria. E a proposito di cattedrale, abbiamo fatto visita all'archivio musicale della Chiesa Metropolitana, che custodisce un prezioso fondo di musica sacra composta appositamente per le celebrazioni solenni. Il servizio è di Marco Pederzoli. L'enorme ricchezza storica e culturale raccolta nell'archivio arcivescovile di Bologna comprende anche un importante fondo musicale composto da partiture di grande rilevanza storica e utilizzate oggi come ieri per accompagnare le celebrazioni più solenni della Cattedrale Metropolitana. Il fondo musicale del capitolo della Cattedrale di Bologna è stato sistemato per metà seguendo l'ordine stabilito da Petronio Belvedere nel 1845, l'ultima sistemazione rintracciabile di questo archivio, e l'altra metà invece dei manoscritti che non sono presenti in questo indice del 45 invece sono stati catalogati come fuori inventario. Degli autori più importanti bolognesi che hanno servito come maestro di cappella nella metropolitana di Bologna è stato Giacomo Antonio Perti, che dal 1691 al 1696 svolse questo ruolo, anche se già da almeno un decennio prima aveva aiutato lo suo zio Lorenzo Perti nella preparazione delle musiche per la cattedrale. Un esempio è il Dixit A4, uno dei manoscritti più antichi, databile ai primi anni del Settecento, che si trovano in questo archivio. Un altro manoscritto molto importante del fondo musicale del capitolo della Cattedrale di Bologna è la Messa a due cori del padre Stanislao Mattei, commissionata da Petronio Belvedere, lo stesso autore dell'Indice del 1845, e che per amore alla vita musicale della Cattedrale di Bologna commissiona appunto all'erede di Giovanni Battista Martini, il grande teorico della musica bolognese, questa messa a due cori. È una delle più suggestive opere d'arte della nostra città, nota per la struggente emozione che suscita. Si tratta del Compianto di Santa Maria della Vita, che vi invitiamo a riscoprire con il servizio che segue. Intravidi nell'ombra d'una specie di grotta, non so che agitazione impetuosa di dolore. Ascoltami. Piuttosto che intravedere, mi sembrò di essere percosso da un vento di dolore, da un nembo di sciagura, da uno schianto di passione selvaggia. È celebre il testo in cui Gabriele D'Annunzio racconta il suo sconvolgente impatto con il gruppo scultoreo quattrocentesco del Compianto di Nicolò dell'Arca nella chiesa di Santa Maria della Vita. Per il poeta dell'estetismo, raffinato cultore di una bellezza senza sostanza e fine a se stessa, fu un incontro scioccante. Non dimenticherò mai quel Cristo. Era di terra? Era di carne incorrotta?
Non sapevo di che sostanza fosse. Stava supino, rigido, coi piedi eretti, nerastri, trafitti dal chiodo che aveva lasciato non il foro, ma quasi uno squarcio aspro. Infuriate dal dolore, dementate dal dolore, erano le Marie. Una, presso il capezzale, tendeva la mano aperta come per non vedere il volto amato. E il grido e il singulto le contraevano la bocca, le corrugavano la fronte, il mento, il collo. Ascoltami, puoi tu immaginare che cosa sia l'urlo pietrificato? C'è un mistero che avvolge il compianto della vita, un capolavoro a lungo ignorato nel suo valore a causa della povertà del suo materiale, la terracotta policroma, e della ostentazione senza pudore dei sentimenti. Non ci sono notizie neppure sulla sua esatta collocazione e sulla disposizione delle statue. Pare perfino che per vari periodi il compianto fosse fuori della chiesa, nel mercato coperto, rendendo ancora più inquietante il senso della tragedia, immerso nel vociare distratto dei banchi. Gli occhi di Giuseppe d'Arimatea, testimoni dell'orrore, sembrano interpellare il visitatore. La madre, Maria, tiene le mani giunte sul ventre. Il suo volto è vinto dalla smorfia di quel dolore che non provò il giorno del parto, ma che la rese regina dei martiri nel giorno della passione. Il giovane Giovanni non riesce a mantenere un contegno, ma è nelle due Marie, Salome e Maddalena, che giunge al culmine l'espressione del dolore. La prostituta redenta corre verso l'amato Signore. Non cerca altri che Lui, non sa e non può sapere che una nuova corsa, assai diversa, la attende il terzo giorno. Maria Salome sembra voler nascondere con le mani la visione di un orrore tanto grande da sembrare impossibile. Non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta, scrive l'Apostolo Pietro nella prima lettera, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Un'opera d'arte nel cuore della città ci ricorda il realismo della passione del Signore, per non fare della Pasqua una semplice metafora e per non dimenticare che la nostra salvezza è il prezzo di un amore immenso. Le nostre telecamere sono state ammesse ad una sessione delle prove della Cappella Musicale di San Petronio, che sta curando due importanti allestimenti in occasione dei 450 anni della nascita di Claudio Monteverdi. Nel nostro servizio dunque una speciale anteprima. Le nostre telecamere sono entrate nell'ellittico coro benedettino della Basilica di San Procolo, dove erano in corso le prove della Cappella Musicale di San Petronio. A 450 anni dalla nascita di Claudio Monteverdi, la cappella diretta dal maestro Michele Vannelli propone due allestimenti straordinari, il celebre e imponente Vespro della Beata Vergine e Il ritorno di Ulisse in patria, l'opera che ebbe proprio a Bologna, dopo Venezia, alcune delle prime rappresentazioni.
genio di Monteverdi consiste nel servire l'espressività del testo attraverso melodia, ritmo e armonia con una inusitata libertà dalle teorie musicali, pur richiamandosi alle tradizionali radici medievali. Il Vespro verrà replicato in tre serate, sempre alle ore 21, domenica 9 luglio nella chiesa parrocchiale di Porretta Terme, lunedì 10 nella chiesa di Castello di Serravalle, martedì 11 luglio nella basilica cittadina di San Giovanni in Monte. I brani gregoriani del Vespro saranno eseguiti dalla Scuola Benedetto XVI, diretta da Nicola Bellinazzo. Saranno invece le serate dedicate al ritorno di Ulisse. Sarà Alberto Allegrezza a curare la regia teatrale e i costumi, mentre il coro e l'orchestra di San Petronio accompagneranno i solisti vincitori del concorso associato al laboratorio Corti, Chiese e Cortili Encore. La prima dell'Ulisse sarà presentata nel Salone d'Onore di Palazzo Albergati a Zola Predosa mercoledì 19 luglio alle 20:30. La replica avverrà nel cortile dell'Archiginnasio a Bologna venerdì 21 luglio alla stessa ora. Conclude qui il nostro appuntamento con 12 porte, vi ricordo il nostro canale di YouTube dove potete trovare tutti i nostri servizi, il nostro archivio e anche alcuni contenuti extra e poi la nostra pagina Facebook da cui potete scriverci e mettervi in contatto con noi. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento come sempre alla prossima settimana.